Salve, mi scusi. Se serve aiuto, gli do un'occhiata io. Lei se ne intende di macchine? No, non proprio. Quindi, di cosa hai detto che ti occupi? Direi che è un segreto. E perché un segreto? Perché se lo dicessi tu non vorresti più vedermi. Chi ha detto che vorrei rivederti? Lo faresti? Ok, allora, guarda questo posto. La facciamo che sia una banca. E quella signora si è l'impiegata dietro allo sportello. Allora tu entri, molto calmo. Vai dritto allo sportello, la guardi negli occhi e dici: signora, questa è una rapina. E le mostri la pistola così. Non vorrei si facesse male. Lei mi piace tanto, quindi non mi spezzi il cuore. Non dici sul serio. Mi scusi, vorrei aprire un conto. D'accordo, qual è il genere di conto che avrebbe in mente? Questo. Questo. Ha detto che era armato. Sì, aveva la pistola. La pistola? Beh, no, ma ha detto che ce l'aveva e aveva l'aria di un vero gentiluomo. Era molto garbato. Sembrava un uomo così gentile. 5 stati, 93 rapine. In 2 anni. E lo arresterai. Guarda, è là. Sta sorridendo. Forse pensava a te. I was born here and I'll die here. Sono 16 evasioni riuscite. Doveva smettere quando le cose andavano bene. Oh beh, quando trovi qualcosa che ami. I know it looks like a movie. Sono esattamente dove dovrei essere. Ma tu non sei mai esattamente dove dovresti essere, vero? Ormai quando chiudo la porta penso: forse è l'ultima volta che avrò l'occasione di fare questa cosa. Qualunque cosa sia. Sai che faccio quando la porta si chiude? Salto dalla finestra. Una volta ero seduto vicino a lui e gli dissi: ci deve essere un modo più facile di guadagnarsi da vivere. Lui mi guardò e mi disse: io non sto parlando di guadagnarsi da vivere. Io sto parlando di vivere.